Non c'è posto per i reperti storici della Seconda Guerra Mondiale nel futuro del Museo del Mare e del Territorio Costiero che verrà realizzato nella restaurata Torre di Carlo V a Porto Empedocle. Si tratta di un importante patrimonio storico e culturale recuperato dai ricercatori dell'Associazione Sici Storia che ha permesso alla città il conferimento della medaglia d'argento al merito civile da parte del capo dello Stato Giorgio Napolitano. Infatti, in un incontro avuto diverso tempo fa tra il presidente dell'Associazione Sici Storia, Calogero Conigliaro, ed il soprintendente Sebastiano Tusa, quest'ultimo avrebbe espresso parere negativo sul fatto che degli 800.000 euro necessari per allestire le sale museali possano essere destinati somme al patrimonio culturale della città sulla Seconda Guerra Mondiale, volendo riservare i finanziamenti ai soli reperti della stessa soprintendenza. E a tal proposito Conigliaro manifesta il suo dissenso e mostra forti perplessità in merito ai contenuti e ai piani scientifici del futuro museo. Conigliaro inoltre rigetta l'impostazione data dal soprintendente Tusa e auspica che presto l'amministrazione comunale renda pubblici tramite una discussione presso il Consiglio Comunale i dettagli dei piani museali, le somme necessarie per l'allestimento delle sale e se esiste un piano economico di gestione del museo stesso. Inoltre Conigliaro ci tiene a far presente che gli 800.000 euro fanno parte dei finanziamenti messi a disposizione da parte dell'Enel quali compensazioni per la realizzazione del rigassificatore e quindi interessano il tavolo di concertazione tra il Comune e le parti sociali, che ha come obiettivo che la città empedoclina sia al centro e beneficiaria delle compensazioni stesse. È assurdo, conclude, privare la cittadinanza di una pagina di grande importanza storica e morale della propria vita, che costò oltre 100 vittime ed il cui ricordo oggi sopravvive tra i parenti sopravvissuti.